Oggi, con l'insediamento del Consiglio regionale e l'inizio della nuova legislatura, auspico l'avvio di una nuova fase in cui le contrapposizioni pregiudiziali e finanche le diverse appartenenze politiche sappiano all'occorrenza fare un passo indietro quando saranno in gioco provvedimenti determinanti per il futuro della nostra regione. Se molto ci divide, ricordiamoci che al contempo molto ci unisce, a partire dal primo obiettivo ineludibile, ovvero recuperare la fiducia dei tanti abruzzesi che anche questa volta non sono andati a votare. Questo uno dei passaggi del discorso programmatico del Presidente della Regione Marco Marsilio a conclusione della prima seduta del Consiglio regionale dell'undicesima legislatura. Presidente Marsilio, lei ha ribadito due saranno le direttrici che guideranno il suo lavoro, no ai campanilismi e soprattutto riportare l'Abruzzo sui tavoli istituzionali. Sì, c'è bisogno di fare squadra all'Abruzzo tutto insieme, è un appello che rivolgerò anche alle opposizioni, perché poi ognuno a modo suo condivide responsabilità di governo, chi perché è al governo nazionale, chi perché lo è stato o ha, come dire, avuto la responsabilità fino a pochi giorni fa di guidare quello regionale, e quindi ci lascia in consegna una serie di piani, di progetti, di riforme sulle quali oggi noi siamo chiamati in qualche misura anche ad applicarle, quando non a modificarle, ma insomma ognuno ha la sua parte di responsabilità, e se sapremo tutti lavorare magari sfidandoci per il meglio, nel senso di provare a dimostrare ognuno cosa può aggiungere piuttosto che lavorare per bloccarci l'uno con l'altro, forse diciamo quella diventa la ricetta giusta per far fare passi in avanti a tutta la nostra regione e a tutta la nostra gente. Lorenzo Sospiri è stato eletto presidente del Consiglio regionale con 26 voti a favore, 5 le schede bianche. Presidente Sospiri, un'elezione a larghissima maggioranza. Sì, carica di ulteriore responsabilità e fa anche piacere ovviamente poter iniziare una legislatura con un dato istituzionale che possa essere foriero di un livello dell'aula all'altezza dei tanti problemi che abbiamo da risolvere. Un po' di decoro, di stile, di sobrietà non guastano alla nostra aula consigliare. E ovviamente adesso inizia l'undicesima legislatura, sappiamo che abbiamo tanti problemi da risolvere e faremo sponda sulle opposizioni per suggerimenti che possono migliorare la nostra azione di governo, e il mio compito sarà far rispettare le regole e giungere velocemente all'approvazione degli atti normativi. Roberto Santangelo di Azione Politica e Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle sono stati eletti rispettivamente vicepresidenti per maggioranza ed opposizione del Consiglio regionale, mentre Sabrina Bocchino della Lega e Dino Pepe sono stati eletti consiglieri segretari del Consiglio regionale d'Abruzzo.